nostri telespettatori e ben ritrovati con l'appuntamento Edil Campania. Parleremo di super bonus, di salute e sicurezza sul lavoro. Naturalmente ne parleremo con il nostro esperto, con il presidente del CFS di Atripalda, Edoardo De Vito. Edoardo, ben ritrovato, buonasera. Buonasera a tutti. Come va innanzitutto? Tutto bene? Buone feste fatte? Bene, grazie. Auguri di buon anno a tutti, ai telespettatori, anche se purtroppo riflettendoci un anno migliore del 2021 non è che ci voglia molto per averlo. Non lo diciamo più. Però speriamo, abbiamo fiducia. Siamo in piena pandemia, tanto per non cambiare argomento. Presidente, con lei parleremo appunto di super bonus. Ci sono tante novità, quali? Allora, praticamente il super bonus è successo dall'ultimo, no, delle novità ci sono state anche molto importanti. Praticamente dall'ultima volta che ci siamo visti è successo questo: tutte le modifiche restrittive che volevano applicare alla normativa del super bonus, ricordiamo sempre che è quella misura prevista nel decreto rilancio, dove si dà la possibilità, mediante la concessione di un credito d'imposta e non di un contributo pari al 110% della spesa, di poter adeguare il nostro patrimonio edilizio sotto il profilo energetico e sotto il profilo della sicurezza sismica. Tutte le modifiche che erano state paventate all'inizio, quindi lo stabilire un tetto di ISEE dell'indice ISEE a 25.000 euro per poter accedere al super bonus, che dovevano essere solo prime abitazioni acquisite con le agevolazioni di prima casa, praticamente tutto questo qui è stato abolito. Praticamente tutto quello che era stato previsto inizialmente è rimasto tutto confermato, solo che entro il 30 giugno 2022 bisogna aver eseguito almeno il 30% del progetto. Benissimo. In Campania come siamo messi, Presidente? C'è chi ha perso questo treno? Diciamo che il treno lo hanno preso e stanno cercando di prenderlo tutti, e proprio questo è il grosso problema. Perché? Perché il superbonus ha portato a, forse io ci aggiungerei tra virgolette, anche un prevedibile aumento dei prezzi sproporzionato. Certo. Manodopera non se ne trova, non ci sono posatori qualificati. Voi, per la grossa massa di lavoro che si è catapultata nel settore, sicuramente una spinta positiva c'è stata, però ha portato più di qualche aspetto negativo. E un'altra cosa, penso che i più ci hanno fatto caso sventuratamente, è stato un aumento degli infortuni sui luoghi di lavoro. Un aumento perché? Perché c'è stata molta improvvisazione. Io ho letto su alcuni articoli, sia sul giornale che magari in rete, che nei primi sei mesi del 2021 sono nate 3.000 imprese di costruzione in più, praticamente 500 imprese al mese. È un dato da far paura, e quindi fa capire quanta approssimazione c'è nel mio settore, quanto poco, come dire, non voglio dire professionalità, però certamente quanti avventori, quanta superficialità ha prodotto il super bonus nel mondo delle costruzioni, oltre che sicuramente ha prodotto una spinta all'economia, un aumento della massa salari, più posti di lavoro, infatti l'abbiamo detto prima, questo quasi, però certamente ha portato anche degli effetti negativi. Presidente, il Covid quanto ha inciso sia in positivo che in negativo per l'allestimento di questi lavori, per l'apertura dei cantieri? Il Covid ha inciso purtroppo, e ha inciso in maniera negativa per i lavori in corso. Chiaramente tutti quanti i costi che si sono dovuti sostenere per far fronte alla pandemia, tipo la disinfezione, tipo magari dei costi dei tamponi, come io ho fatto fare tra virgolette arbitrariamente ai dipendenti, sono tutti costi che sono assorbiti l'impresa, quindi non hanno fatto altro che aggravare già il quadro economico magari di lavori già appaltati. Per i lavori non appaltati, bisogna vedere il quadro economico che cosa prevede. Per i lavori non appaltati nell'ambito del settore pubblico hanno potuto ricorrere a qualche adeguamento prezzo, magari a delle restanti delle somme a disposizione, le cosiddette somme a disposizione che si trovano nei quadri economici approvati. Dove non ci sono somme a disposizione, ha fatto fronte l'imprenditore?
Presidente, ci sono anche delle novità per quanto riguarda la formazione e la sicurezza sul lavoro. Quali sono? Sì, praticamente il decreto legge 146/2021 ha apportato delle modifiche belle sostanziali a quello che è il testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il famoso e il famigerato testo unico 81 del 2008. Noi abbiamo organizzato come centro formazione ad Atripalda un webinar per il giorno 19 di gennaio alle ore 17, un paio d'ore, sì. 17-19, dove invito le persone, i nostri telespettatori, se qualora fossero interessati all'argomento, ad iscriversi solo ed esclusivamente sul nostro sito internet www.cfsedilizia.av.it. c'è il link dedicato dove potete effettuare l'iscrizione. Abbiamo il piacere di ospitare il giorno 19 l'avvocato Fantini. L'avvocato Fantini è un avvocato giuslavorista, già un pezzo importante, sì, grosso dirigente del Ministero dei Lavori, dove ci spiegherà tutte quante queste modifiche che sono apportate col decreto. Ecco, ma 146. In sintesi, quali sono? Quale possiamo anticipare? Praticamente c'è stato un sostanziale inasprimento delle pene e delle multe, diciamo, previste già nel decreto 81. Per l'amor di Dio, cosa buona e giusta, non c'è dubbio, però noi non dobbiamo mirare sempre solo all'inasprimento della pena, dobbiamo mirare, ed è quello che fa il centro formazione, a diffondere la cultura della sicurezza. Cioè, la sicurezza non deve essere vista come un documento, un protocollo, un timbro, una PEC. Certo. La sicurezza deve essere è una questione culturale, ma deve essere iniziata nel lavoro. Come sappiamo che quando si inizia c'è bisogno della concessione edilizia, c'è bisogno dei progetti, c'è bisogno delle scavature, c'è bisogno dei muratori, dobbiamo sapere che ci sono determinate cose che bisogna fare sotto il profilo della sicurezza. Sicurezza che io ho sempre detto e continuerò sempre a dire che non è un costo, la sicurezza è un plus valore che noi diamo all'opera, in termini di tranquillità, in termini di lavoro sicuro, sia da parte dei lavoratori, dei nostri collaboratori, sia noi come imprese, anche come da parte committente. Certo. In questo il CFS come si sta organizzando? Noi l'abbiamo sempre fatto, nonostante la pandemia Covid, noi abbiamo organizzato tutti quanti i corsi di formazione, salvo le prove pratiche che purtroppo non è possibile farle in modalità, evidentemente in modalità online. Noi ci siamo organizzati immediatamente con delle piattaforme tipo Zoom, dove tutti i corsi teorici noi li abbiamo immediatamente fatti via online. Non siamo assolutamente indietro con il nostro programma, stiamo andando avanti tranquillamente, e lo dimostra il fatto dell'organizzazione dell'evento per il giorno 19. La sicurezza del lavoro sicuramente è prioritaria, anche perché si continua a morire sui posti di lavoro. Lo deve essere, e il centro non si fermerà mai di diffondere questa cultura. Però purtroppo, ritornando un attimo a quello che ho detto prima, il super bonus, tenuto conto di questa valanga di credito d'imposta che poi magari tramite gli intermediari finanziari, tramite le poste, tramite le banche diventano soldi, hanno generato tanta improvvisazione nel settore. Certo. Persone che facevano proprio totalmente un'altra cosa. Noi non ci dimentichiamo che nel mondo delle costruzioni abbiamo la grande pecca che per poterci entrare basta richiedere una semplice e comunissima partita IVA all'Agenzia delle Entrate. Noi non abbiamo bisogno di sostenere nessun tipo di esame, nessun tipo di abilitazione per poter fare, diciamo, il costruttore nel termine proprio più pratico della parola. Io ho sempre detto, spesso in ancio, quando mi sono trovato a Roma con dei colleghi, che non è possibile che per aprire un bar o per aprire una paninoteca, che sia ben chiaro, certo, lungi da me da offendere la categoria, ci mancherebbe, bisogna avere l'abilitazione del REC, della somministrazione per gli alimenti, e per fare imprese di costruzione non c'è bisogno di niente. Forse probabilmente c'è una falla in tutto il sistema e dobbiamo cercare di sistemarla. I dati in Irpinia e in Campania come sono, sempre sugli incidenti? Ma da quello che so tengono il trend nazionale. È successo qualcosa, c'è qualche problema, però il super bonus sta andando alla grande, stiamo lavorando. Ecco, io vedo lei insiste molto sull'improvvisazione, Presidente. Sì. Ce n'è, sì, tanta? Sì, tantissima. Che cosa non funziona? Qual è l'organo che non controlla? Non è neanche una questione di non controllo, ci sono tante persone che hanno visto il super bonus è stato interpretato come la manna dal cielo, si sono messi insieme magari varie categorie
hanno fatto hanno costituito l'impresa di costruzione e stanno fungendo da general contractor, ma è una cosa complicata il superbonus, l'applicazione della normativa del 110, dello sconto del credito d'imposta, chiedo scusa, al 110% è una cosa complicata, difficile, ci sono tanti adempimenti, tante interpretazioni. Io dico sempre, questa è la normativa del superbonus al 110%, questi sono i chiarimenti che ha fatto l'Agenzia delle Entrate in base a tutta la casistica che si è trovata davanti, fra interpelli, risoluzioni. Non è una cosa così semplice, il fatto di partire non è si parte con il cantiere e andiamo, no, alle spalle c'è tutto un lavoro e deve essere un lavoro basato sulla professionalità, la professionalità dei tecnici, la professionalità della parte commerciale, ecco, un bel cantiere dove si vedono, sì, molto bello e anche molto grande. E dove si vedono la professionalità dei tecnici, certo. La parte commerciale per quanto riguarda l'asseverazione, per quanto riguarda tutta quanta la parte la parte documentale, che è importante, non è da sottovalutare, certo. Facciamolo, non è che lo fai, c'è tutto un lavoro preventivo, certo, fatto, certo. Per bene. Presidente, si può ancora accedere al superbonus? Sì. I termini ci sono, il decreto è perfettamente valido ed in vigore. Entro il 30 giugno 2022 dobbiamo aver compiuto il 30% dei lavori. Se non si riesce a compiere, allora le agevolazioni del superbonus si perdono. Presidente, quanto ha inciso e quanto ha aiutato il superbonus al settore delle ricostruzioni, insomma, a prendere di nuovo il via? Ha aiutato tantissimo, è stata una bella mossa, una bella scossa. Sì, è stata una bella spinta, io dico che è stata una bella boccata d'ossigeno per il settore. Bisogna solo saperne far buon uso. Non solo, tenendo anche presente però che il superbonus non è solo il superbonus in quanto tale, in tutta l'operazione ci sono una serie di attori, come un film. Noi non ci dimentichiamo, cosa che io ho detto all'inizio e che preciso sempre, il superbonus non è un contributo, non è la legge 219, il superbonus è un credito d'imposta, che praticamente questo credito va maturato, poi una volta che è maturato devono diventare soldi, quindi entrano in ballo gli intermediari finanziari, voglia le banche, voglia un general contractor che può assorbire tutto il credito rispetto al committente che l'ha generato, voglia le banche che poi la figura a cui viene ceduto, che meno le proprie commissioni, diventano soldi. Presidente, allora appuntamento mercoledì 19, ore 17, ore 19, dalle 17 alle 19, dove? Io online con il Centro Formazione e Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino, il centro di Atrebalda, e dove parleremo delle modifiche del decreto legislativo 146-2021, questo decreto che ha portato appunto queste modifiche al decreto 81-2008, il testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Con noi ci sarà l'avvocato Fantini, che è un importante avvocato giuslavorista e che invito le persone, i nostri telespettatori, a seguirci. Benissimo. Per iscrivervi, avere il link di iscrizione, andate sul nostro sito internet www.cfsedilizia.av.it e tramite la mail che segnalate in fase di iscrizione vi arriverà il link di collegamento. Benissimo, è stato chiarissimo il nostro presidente Edoardo De Vitto, presidente del CFS. L'appuntamento quindi è per mercoledì 19 dalle 17 alle 19, quindi online naturalmente. Sì, online. E noi salutiamo i nostri telespettatori e vediamo appuntamento alla prossima puntata. Buonasera a tutti. Buonasera.